La prova di un'auto e dei suoi componenti è un elemento essenziale del processo di sviluppo. Di un'auto vengono messe alla prova l'affidabilità, la durata, le prestazioni dinamiche, il comfort e l'ergonomia. Di ciascun componente viene misurata la capacità di mantenere le sue caratteristiche funzionali ed estetiche, anche in condizioni d'uso estreme. I test in ottica cliente si svolgono spesso su strada, in situazioni d'uso normale, ma i test di sviluppo si svolgono su pista, in prossimità dei laboratori dove sono analizzati i risultati e delle officine dove vengono messi a punto i prototipi da collaudare. Questo lavoro si fa in strutture dedicate specializzatissime. Andiamo a visitare una tra le più grandi del mondo. Balocco nasce come centro sperimentale Alfa Romeo nel 1962, quando Alfa si trasferisce ad Arese e vuole realizzare un nuovo impianto di sviluppo e prova per le sue automobili. Il sito di Balocco è a pochi chilometri dall'autostrada per Milano, una ex proprietà agricola circondata da risaie, in pianura, ma a ridosso delle colline di Ivrea. Quando il centro apre, a diventare subito protagonista è la velocità, perché qui mette la sua base Auto Delta, il reparto corse che riporta Alfa Romeo alle competizioni. Piloti come Brambilla, Giacomelli, Depailler e Niki Lauda mettono a punto sulla pista di Balocco auto mitiche, come la 33 TT12, che vince il Mondiale Sport Prototipi nel 75. Tutte le Alfa Romeo che corrono in Formula 1 e la Brabham, con motore Alfa. Dal 1987 a oggi, l'area utilizzata dal Proving Ground è triplicata, da 2 a 6 km quadrati, e le piste si sono moltiplicate, per arrivare a un totale di 80 km di circuiti. Nel 1992 è nata la pista Alta Velocità, con curve paraboliche sopraelevate. Nel 1993 il Misto Langhe, 24 km in collina utilizzati per i test di handling. Nel 2005 la pista off-road e nel 2006 la speciale pista low grip per le prove in condizioni di bassa aderenza. Con la nascita di FCA, Balocco è diventato un vero e proprio centro di eccellenza globale per il testing di auto, veicoli commerciali e mezzi industriali. Ma il centro di Balocco è molto di più che una grande rete di piste di prova. Integra infatti le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per l'intera fase di sviluppo dinamico della vettura, dalla messa a punto del telaio e delle sospensioni, al tuning dei sistemi meccanici e la calibrazione dei sistemi digitali. A supporto delle prove ci sono officine, laboratori e reparti sperimentali che consentono di confrontare praticamente in tempo reale i dati a calcolo con i risultati della sperimentazione veicolo. I tecnici e collaudatori residenti sono 200 circa e almeno altrettanti raggiungono il Proving Ground ogni giorno da Torino, Modena e altre sedi mondiali del gruppo. Molte attività e cicli di prova si svolgono su 3 turni per garantire il massimo di rapidità all'avanzamento del progetto. In questo modo, le vetture possono percorrere 13.000 km in sole 6 settimane. Le strutture di Balocco sono utilizzate in modo programmato e continuativo per lo sviluppo dei prodotti FCA. È un processo strutturatissimo che segue le regole del World Class Manufacturing per garantire il massimo di efficienza, qualità e soddisfazione del cliente. Ma che cosa fa FCA a Balocco? Praticamente tutti i test che garantiscono sicurezza, piacere di guida, affidabilità e comfort per tutti i marchi del gruppo e per tutti i tipi di propulsione, compresi quindi i modelli elettrificati, per cui esistono attrezzature e prove specifiche. L'anello veloce è il centro nevralgico dei test. Congiunge 3 rettilinei di diversa lunghezza, uniti da curve paraboliche ad ampio raggio. Qui si svolge la maggior parte delle prove di comportamento dinamico ad alta velocità. Sul rettilineo principale da 2000 metri sono installate stazioni barometriche che indicano velocità del vento, pressione atmosferica e temperatura dell'aria. Qui vengono omologate le prestazioni. Ma ci sono molti altri tipi di piste e di prove. Nel corso della sua vita un'auto incontra strade sconnesse e salite ripide, buche e piogge torrenziali. Per prepararla a tutto questo, a Balocco viene provata su acciottolato e pavé, lastre di pietra,
gradini, dislivelli, wet tracks e rampe con pendenza fino al 30%. I test vengono affrontati a pieno carico e devono verificare non solo la performance e la resistenza del veicolo, ma anche il massimo comfort e la sicurezza dei passeggeri. A Balocco viene anche sviluppato il programma For Life, che verifica la capacità della vettura e dei suoi componenti di durare nel tempo. La resistenza dell'auto è provata attraverso una serie di test effettuati in condizioni dinamiche e statiche. Dinamiche, per provare l'effetto dei flussi d'aria e acqua che si determinano sulla vettura in marcia, impossibili da riprodurre in laboratorio, e statiche, cioè in cella climatica, per analizzare l'usura della vettura quando è esposta a elementi corrosivi, come nebbia salina a 50 gradi. Dopo 5 mesi di test, la vettura viene interamente smontata e analizzata pezzo per pezzo, e si possono riscontrare condizioni che si sarebbero prodotte dopo 10 anni di vita della vettura. Analogamente, si procede per i singoli componenti, che subiscono un invecchiamento accelerato in ambiente protetto. Balocco è solo uno degli impianti dove si svolgono i test dinamici. FCA è un'azienda globale e, come lo sviluppo prodotto, anche le prove dinamiche sono localizzate in diverse regioni. I parametri dei test e i criteri di validazione di tutti i Proving Ground FCA sono allineati a livello mondiale. E questo significa che un test fatto a Balocco è completamente confrontabile con quelli fatti in Michigan, in Arizona o in Brasile. A Balocco nasce il futuro. Qui vengono sviluppate le auto che guideremo nei prossimi anni. Auto sempre più efficienti e sostenibili, interattive e autonome. Ma Balocco è anche un pezzo di storia dell'automobile. In oltre 50 anni, qui, sono nate auto memorabili e sono passati piloti capaci di vincere sui circuiti più prestigiosi. Per questo oggi Balocco è anche un luogo di incontro, che ospita i più importanti momenti di comunicazione FCA, ma accoglie anche eventi storici e sportivi, e con essi migliaia di appassionati dell'automobile, ogni anno, venuti da tutto il mondo.